Ora parliamo di trasformazioni cicliche, e infatti abbiamo già visto che le macchine termiche sono dei cicli termodinamici, cioè devono funzionare in maniera ciclica, ripetitiva. Virtualmente, devono compiere infiniti cicli. Intanto il Libro Amaldi qui, ribadisce quello che già sappiamo, che il lavoro, di un gas può essere positivo o negativo, quindi motore o resistente, a seconda che il gas si espanda oppure venga compresso. Ma questo già lo sapevamo. Andiamo quindi alle trasformazioni cicliche, che richiedono una prima fase di espansione e una seconda fase di compressione o viceversa. In questo caso è immaginato un gas che prima si espande lungo la curva rossa, sono sempre trasformazioni quasi statiche formate da un'infinità di stati di equilibrio, quindi rappresentabili come linee continue formate da tanti puntini nel piano PV, ogni puntino uno stato di equilibrio. Quindi questo gas si espande lungo il tragitto 1 da A a B e poi ritorna lungo quest'altro tragitto in A. E la trasformazione ciclica è questa: ABA. E ci chiediamo come calcolare il lavoro che ha compiuto il gas o che ha subito il gas in questa trasformazione ciclica. È molto semplice perché durante la fase di espansione il lavoro è graficamente l'area tratteggiata in rosso sotto la curva. Durante la compressione, di nuovo il lavoro è l'area tratteggiata, in questo caso l'area grigia, sotto la curva. È un'area diversa, è un'area minore di quella di prima, perché il gas torna da B ad A, lo fa mantenendo valori di pressione minori rispetto ai valori di pressione che aveva all'andata durante l'espansione. Quindi, per calcolare il lavoro complessivo dobbiamo prendere il lavoro AB lungo il tratto 1 e togliere, in quanto negativo, resistente, il lavoro BA lungo il tratto 2. Quindi dobbiamo, per esempio, prendere 100 joule e toglierne 90. Il risultato è, per esempio, ecco, in questo esempio che ho inventato adesso, è 10 joule, quindi un lavoro compiuto dal gas di 10 joule che rappresenta l'area cosiddetta del loop, cioè l'area contenuta all'interno della trasformazione ciclica, qui l'area tratteggiata. Infatti, quando noi prendiamo l'area rossa e togliamo l'area grigia, rimane l'area dentro il loop. Questo è quello che dice anche il Libro Amaldi: durante l'espansione il sistema compie il lavoro positivo o motore, pari a quest'area tratteggiata in rosso, durante la compressione subisce il lavoro negativo, che è quest'area grigia negativa. Il lavoro totale compiuto durante il ciclo dal gas è la somma algebrica di questi due lavori, uno positivo e uno negativo. Qui vediamo anche il principio base su cui funzionano i motori termici. Questo potrebbe essere un motore termico, perché noi lasciamo espandere il gas quando si trova a valori alti di pressione e poi lo comprimiamo per riportarlo allo stato iniziale, altrimenti non sarebbe una macchina termica se non funzionasse in modo ciclico, però lo comprimiamo dopo avergli abbassato la pressione. In questo modo il lavoro che ci dà la macchina durante la fase di espansione è maggiore del lavoro che dobbiamo compiere noi dall'esterno per riportarlo al volume iniziale. Quindi, nel complesso abbiamo un guadagno netto di lavoro. La macchina ci dà 100 joule in espansione, noi dobbiamo metterne soltanto 90 per riportarla nello stato iniziale. La differenza ci dà il netto di 10 joule, che è il lavoro che ad ogni ciclo compie questo motore termico. Comunque, la conclusione è che il lavoro compiuto nel corso di una trasformazione ciclica dal gas, cioè sarebbe il fluido operante nella macchina termica, è uguale all'area della parte di piano racchiusa all'interno della trasformazione ciclica, cioè di questa linea chiusa.